Scrivendo un film, poi preparandolo, poi girandolo, poi editandolo, e mentre lo editi lo devi pensare, lo scrivi. Ecco, a un certo punto c'è una sorta di confusione così totale fra la realtà e il cinema, per cui, questa è una cosa che dico spesso, ma sono poche settimane fa, pochi mesi fa, non so, si trattava di cambiare una caldaia a Todi in una casa di campagna che abbiamo. Io guardando mia moglie, parlando se cambiare la caldaia o farla riparare, mentre la guardavo pensavo, ma è meglio che la inquadri da sinistra o da destra, perché proprio il cinema è diventato un grande... E anche qua io non lo so se sto facendo un film, che cosa sto facendo? Studio, pagarti lo studio, pagare i musicisti, avere l'ufficio, avere uno che te lo promuove, quindi in realtà anche lì privilegia sempre quelli che ce l'hanno già fatta, noi stiamo parlando di quelli che meriterebbero di farcela. Paradossalmente il fatto che si scarichi la musica per noi è un vantaggio, perché non c'è un ricambio generazionale, quindi io sto veramente parlando di un tema sociale, non di un tema personale. Il fatto che da 10-15 anni non ci sia un cantante che è in grado di far sentire 15 canzoni conosciute è per quelli della mia generazione un vantaggio. No woman will cry. No woman will cry.